3 numeri telefonici dedicati per 6 linee telefoniche con altrettante operatrici dall'altra parte della cornetta. Questa è la macchina comunale a disposizione di quanti stanno avanzando domanda per i buoni spesa, oltre alla pagina dedicata sul sito del comune di Fano. Dall'apertura della piattaforma online gli accessi sono stati ben oltre i 3.000 e alle 12 di quest'oggi le domande andate a buon fine per il secondo gruppo di famiglie fanesi che in base ai criteri definiti usufruiranno dei buoni spesa erano 600, ma vista la forte domanda si sta pensando di procrastinare di altre 24 ore la chiusura del primo gruppo di persone che sono sicuramente destinate a crescere. Avevamo previsto oggi lunedì alle 13 di fare la prima chiusura, la prima scadenza. Scadenza non vuol dire che finiva la possibilità di presentare domande. Le domande si possono presentare online con lo stesso sistema anche nei giorni successivi, però vista che oggi si è concentrata, essendo il primo giorno della settimana, forse era prevedibile una mole di domande enorme con tante telefonate. Allora, proprio per questo abbiamo deciso di dare un ulteriore giorno. Faremo la prima scadenza domani alle 13, martedì domani alle 13, e poi l'ulteriore, perché avevamo detto dopo 3 giorni, un altro step che sarà quello di venerdì prossimo alle 13. I numeri di telefono sono lo 0721 887766 e 0721 887481 e 887482. Se qualcuno trova occupato a questi 3 numeri, ai quali, ripeto, corrispondono 6 linee telefoniche, è possibile mandare una mail a buonispesa.ambito@comune.fano.pu.it. Praticamente mandando questa mail c'è la possibilità poi di essere ricontattati lasciando un proprio recapito. Ma a disposizione del comune non ci sono solo i 322.000 euro del governo, ci sono sul piatto anche le risorse interne, come i 40.000 euro degli eccedenza del fondo anticrisi, somme sulle quali e sul cui utilizzo si sta ragionando proprio in queste ore. Noi, come primo ragionamento che avevamo fatto, era proprio sui beni di prima necessità, ma oggi stiamo ragionando anche sulla problematica degli affitti. Ci sono persone oggi che hanno una difficoltà di pagare l'affitto della propria abitazione e anche questo è un bene di prima necessità, ovviamente, è sotto l'attenzione di tutti. Quindi noi ci stiamo già attrezzando, stiamo ragionando di utilizzare quel 40.000 euro che avevamo accantonato, che potremmo orientarle verso questo aiuto.